Durante questi mesi 15-20 ragazzi dell'ICAT di Eboli hanno seguito il progetto di Lega Navale con Greenpeace. È un progetto, un percorso di avvicinamento al mare e alle attività produttive. L'obiettivo sarebbe quello di insegnargli dei nuovi mestieri, dei mestieri che riguardano ovviamente il porto, il mare, le imbarcazioni. Quello che posso dire è che ho visto i ragazzi molto coinvolti, molto entusiasti ed emozionati, già soltanto per l'idea di avere una speranza di una progettualità futura. E poi il mare è l'elemento naturale che avvicina di più tutti all'idea di libertà, all'idea di vita, di riscatto, di speranza. E in particolare oggi questa giornata operativa, quindi fuori dalle mura dell'istituto penitenziario, qui alla Lega Navale, con la possibilità di sperimentare anche un giro in barca, per i ragazzi è veramente di un'emozione, fonte di emozione impagabile. Stiamo studiando un pochettino come ci si comporta in mare, come si può ormeggiare una barca, vedere il tempo, come orientarsi in mezzo al mare. Spero che ci saranno altre occasioni, perché in pratica comunque a me il mare piace, quindi ne sarei lieto se ci saranno altre opportunità, e chissà, forse un indomani svolgerlo anche come un vero e proprio lavoro. Il mare è il più grande ecosistema planetario, ma di fatto è un ecosistema orfano, è un enorme grande far west dove tutto è legittimo, dove tutto si può fare e mancano misure di protezione. Pensate che oggi solo l'1% dei mari italiani è efficacemente protetto. Un respiro su due lo dobbiamo proprio al mare, che è il più grande produttore di ossigeno a livello planetario. Ma non solo, il mare è un grande baluardo nel difenderci dagli eccessi dei cambiamenti climatici, perché assorbe il calore in eccesso e assorbe anche l'anidride carbonica. Il mare è un ecosistema che dà speranza, dà una nuova possibilità ed è qualcosa che va protetto e tutelato con misure urgenti ed efficaci.